La famiglia non è scontro, conflitto, violenza, non è luogo di contesa, non sviluppa solitudini. La famiglia è dialogo, comunicazione, intimità, incontro di sguardi, di storie, di culture. Il Centro Risorse, con la rete dei servizi territoriali, promuove e sostiene la famiglia e favorisce il recupero delle relazioni familiari. L'esame della Corte d'Appello di Lecce, presieduta dall'avvocato Francesco Flascassovitti, invierà ai magistrati leccesi i compiti dello scandalo. Dopo il lavoro dei colleghi siciliani, secondo i quali sarebbero più di 100 gli scritti copiati da riviste specializzate, la parola passa ai magistrati leccesi. Ma il giro dei faldoni contenenti le prove non finisce qui. La delegazione nazionale, che dispone i criteri di svolgimento della prova e presiede al controllo della legittimità dell'operato delle commissioni territoriali, dà racconto dell'accaduto al Ministero di Giustizia. La vicenda ha dunque preso avvio, ma il sospetto è che l'iter giudiziario non sarà semplice. Gli oltre 100 aspiranti potrebbero finire sotto la lente di ingrandimento dei pubblici ministeri. L'eventuale accusa sarebbe di plagio. Ultima prova per gli studenti chiamati a sostenere l'esame di maturità. Il terzo scritto, quello più temuto, che richiede la preparazione su un massimo di 5 materie. Risposte multiple e domande aperte, preparate dai docenti che fanno parte delle varie commissioni d'esame e non dal MIUR, saranno l'ultimo scoglio che i maturandi dovranno superare prima di affrontare gli orali. Tra inglese, filosofia, geografia astronomica e fisica, alcune delle materie oggetto di verifica, i 39.000 studenti salentini questa mattina, con dizionari alla mano, sono tornati sui banchi di scuola prima di salutarli definitivamente. La fase 1 della maturità si chiude oggi e tra ansia e preoccupazioni c'è del posto agli orali. Dopo il grande successo degli anni precedenti, torna anche quest'anno il servizio Salento in Bus. La provincia di Lecce, a partire dal 25 giugno e fino al 5 settembre, ripropone l'iniziativa che offre sia ai turisti che ai residenti un rapido, comodo ed economico collegamento a mezzo autobus tra il capoluogo e le maggiori località di richiamo turistico e tra queste e quasi tutti i centri, grandi e piccoli, dell'entroterra. I suggerimenti e le segnalazioni formulati dagli utenti hanno reso possibile anche per la stagione 2013 l'introduzione di alcune migliorie sul servizio di trasporto e sulla qualità della comunicazione del servizio stesso. In particolare sono state ottimizzate due linee, la 101 Lecce-Torre dell'Orso, prolungata fino ad Otranto con un incremento anche del numero di corse, e la 106 Lecce-Maglie-Otranto-Torre dell'Orso. La risposta era attesa per la giornata di ieri, ma Carmine Gautieri, tecnico partenopeo nell'ultima stagione sulla panchina del Lanciano, ha preso ancora un po' di tempo prima di dire sì a Lecce. Quindi dovrebbe slittare la programmazione per la prossima stagione, che vedrà capitan Giacomazzi e compagni disputare ancora una volta il torneo di Lega Pro. Nonostante ciò, proseguono i contatti con gli allenatori che dovrebbero essere ingaggiati nel caso la risposta di Gautieri dovesse essere negativa. Sembrerebbe che in alternativa siano stati vagliati anche Francesco Moriero e Gaetano Auteri, siciliano, un vero esperto di Lega Pro per averla vinta due volte alla guida della Nocerina e del Gallipoli dei Miracoli, targato Vincenzo Barba. Ad ogni modo qualcosa in più si dovrebbe conoscere già oggi, ma è chiaro che se prima non verrà sciolto il nodo della conduzione tecnica, non si potrà iniziare a porre le fondamenta per la ricostruzione.